Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. Oggi è un giorno speciale perché abbiamo con noi il nostro quarto drone che abbiamo acquistato. In passato siamo passati dallo Svergo, che era praticamente un mini drone, al Sima X5C, poi siamo passati al Sima X5SC e oggi siamo finalmente andati su un drone un secondo più professionale. Non è il Phantom perché purtroppo non ce lo potevamo permettere, ma è un suo sosia, il Sima X8C. Quindi abbiamo sostituito, chiamiamolo così, il nuovo, più che altro abbiamo sostituito il vecchio modello con quello nuovo. Perché? Perché il nostro ultimo drone, il Sima X5SC, ha problemi di volo in fatto di stabilità. Infatti, per realtà volevo anche sostituirlo perché ora sono diventato abbastanza maneggevole, chiamiamo così, con i comandi, e quindi riesco anche a pilotare droni più grossi, ad esempio come il Phantom 3 DJI. E per questo appunto ho preso questa valida sostituzione per non distruggere, chiamiamo così, un drone da 450 euro. Allora, innanzitutto, quanto costa questo drone? Il drone costa 109 euro più 9,99 euro spese spedizioni. Viene spedito con SGT Corriere Espresso. È stata veramente molto veloce la spedizione, infatti ancora prima, cioè era partito il giorno stesso e il giorno stesso era già arrivato vicino a casa mia, però hanno consegnato ovviamente il giorno dopo. Però adesso andiamo a levare tutto questo e andiamo ad aprire. Alla stessa confezione del drone Sima X5C che avevamo mostrato 2 anni fa, circa qualcosa del genere. Ok. Ora io dovrei averlo bianco in teoria perché ho chiesto bianco, ma vedo che nero. Ok. Bello, la scatola si presenta veramente molto molto bene. Ok, togliamo dalle balle questo. Allora, la scatola si presenta veramente molto molto bene, però non so da dove si apre. Com'è che si apre? Ah, qua, non lo trovo. Ok, no, si white, c'è scritto, quindi bianco. La scatola è completamente in polistirolo. Bello. Figaggine. Scusa, però è bianco ed è nero il drone. Va bene. Allora, è bianco ma è nero. Va bene. Dentro ci troviamo. Mi sembra strano che è nero perché avevo chiesto bianco, però vabbè, dai, è la stessa cosa. Dentro ci troviamo pile della Sony per il nostro telecomando, pile per il nostro radiocomando, ma manca anche la batteria potenziata, cioè manca un po' di roba qui dentro, quindi non è proprio. Manca la batteria potenziata, visto che c'era scritto batteria potenziata inclusa nel prezzo. Ovviamente andrò a segnalare la cosa che non è. Fornitura ricambi accessori. Avremo 5 stelle. Ok, no. Boh, si vede che non l'hanno inserita. Poi adesso li contatteremo e diremo della cosa. Allora, il drone è questo qui, che dovrebbe sollevare anche la nostra telecamera, appunto, la nostra, la nostra, scusate, GoPro. Poi abbiamo il paraeliche, come vedete. Togliamo un secondo il drone. Rimuoviamo un secondo tutto questo. Poi abbiamo, come vedete, i piedini di discesa del drone, la nostra telecamera con 4 giga di memoria, con memory card cinese. E niente, a parte quello, dopo aver visto tutto questo, grazie ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo a un prossimo episodio della Computer Museo. Ciao ragazzi!